Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo. Sono Vlad, bentornati sul mio canale. Finalmente il discorso della moda torna sul mio canale, anche se l'ho abbandonato per un bel po' di tempo. Quindi praticamente moda, vestiti, ora andiamo a comprare le robe, eccetera eccetera. Comunque, questo video verrà composto da tre parti. Faremo shopping della mia città natale di Ekaterinburg, dove siamo in questo momento. Poi stanotte prenderemo il volo per San Pietroburgo, quindi faremo altri video lì e faremo shopping anche lì. E poi prenderemo l'aereo e andremo a Mosca e faremo video anche lì. Quindi questo video sarà tipo composto da shopping in tre città diverse, dove cercherò di far vedere i miei brand locali russi preferiti. Compreremo delle cose, vi dirò quanto costano e poi alla fine anche appunto guarderemo le cose che ho comprato. Quindi questa è la prima città. Intro e partiamo. Diario del Russo in Russia. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Allora, qual è la prima cosa che mi prendo? Visto che ultimamente, già da un bel po' di tempo, mi piacciono le cose molto minimal, senza scritte e niente, non solo però, spesso, la prima cosa che mi voglio prendere è il completo hoodie nera completamente, senza scritte e robe, e poi i pantaloni neri, quindi questo sarà il primo corpo che diamo associando la mia misura. Allora andiamo avanti, ho visto una cosa ora mentre facevo il giro, ho visto due giubbotti assurdi. Sono tipo, sembrano giubbotti antiproiettile. Il primo è questo e questo è il secondo, che questo è già un po' più pesantino come giubbotto, la cerniera sul lato è così. Questo è da mettere ovviamente sopra la hoodie nera, tipo quella lì, tipo qualche maglietta con la pistola ci sta sempre. Finalmente le felpe senza la scritta Supreme. Questa molto, sembra molto capital, cioè, influenza da lì almeno. Ah, c'è un'altra maglietta che ho visto. Qui abbiamo una macchina classica russa. Ecco la scritta "All respect to the street racing legends", quindi me la provo pure questa, di sicuro. Poi questa maglietta è divertente, con la scritta "Non dovete pagare per l'amicizia", con doppio entendre. Questo brand locale non so da quanti anni esiste, però la prima volta quando sono venuto in Russia ho comprato un paio di cose qua, sono rimasto contento. Che poi le scritte del genere, anche se sono già comunque divertenti eccetera eccetera, però tipo in Russia una roba così non fa scena, ma in Italia con la scritta russa tutti me la chiederanno: "Oh Vlad, ma cos'è che c'è scritto?" Quindi è un altro senso, un altro motivo per cui voglio comprare, perché voglio incuriosire le persone a chiedermi cos'è che c'è scritto in russo qua. Stanno contando i pezzi che ho preso tipo per la terza volta, perché tipo sono tanti in totale, quindi stanno ricontrollando tipo per la seconda o terza volta, perché non vogliono sbagliare la quantità. Nonostante che è già passato tantissimo tempo che non ho fatto i video che parlavano di scarpe o abbigliamento, comunque le domande tra quelle che mi arrivano di più su Instagram nei commenti è: "Vlad, questa cosa è real o fake? Come faccio a comprare queste scarpe? Se queste scarpe va bene per questo prezzo?" eccetera eccetera. Allora, in questa piccola introduzione al video devo annunciare il restock dei posti di un Q-Group. Allora, se non sapete cos'è il Q-Group, praticamente è un gruppo, e in questo caso sto parlando di un Q-Group sulla piattaforma Discord, è una community di persone che praticamente si occupano della rivendita di abbigliamento e di scarpe. Allora, oggigiorno è quasi impossibile praticamente comprare le scarpe da indossare o da rivendere usando i metodi vecchi, tipo i camp out. Ricordiamoci cosa è successo al camp out di Pat a Milano, ho visto il video, non ne parliamo neanche. Quindi se volete avere la possibilità di comprare le scarpe al prezzo di retail, di listino ovviamente, avete bisogno di un Cook Group. Cook Group, come ho detto prima, è una community di persone che lavorano praticamente in questo campo,
dentro Cook Group si scambiano le informazioni, proxy, bot, le uscite, monitor, mille altre cose. Praticamente un Cook Group all'interno del quale mi trovo già da un paio di mesi, tra poco fanno un rifornimento dei posti. Allora, è un Cook Group a numero chiuso, quindi non tutte le persone riescono ad entrare dentro. Se volete tentare di entrare all'interno di questo Cook Group, potete cliccare il link in descrizione e compilare il form. Gli utenti di questo Cook Group hanno già acquistato più di 4.000 prodotti, di cui 1.300 prodotti solamente a settembre, quindi capiate che numeri sono, e dentro questo Cook Group non sono migliaia di persone, sono abbastanza pochi i membri, mettiamolo così. Se entrerete a far parte di questo Cook Group avrete 1.000 benefici, tra quelli che ho già chiamato, i bot, le guide, questa è la cosa molto importante, le guide, proxy, eccetera eccetera. E quando finirà questo restock dei posti, ci sarà anche una chiamata, che in realtà in quel gruppo avvengono spesso, a quale parteciperò anch'io. Quindi se volete capire come si acquistano le scarpe, come funzionano bot, eccetera eccetera, cliccate il link in descrizione, compilate il form e se avete la fortuna verrete estratti, aggiunti al gruppo. Ovviamente tutto questo ha un costo, però comunque il link in descrizione c'è tutto. Continuiamo con il video. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act when she back a thing up on a nigga, it's a rap. Allora, ciao ragazzi, siamo a San Pietroburgo in questo momento, quindi siamo nella seconda parte del video shopping in Russia. Praticamente qui sono con Yuri. Yuri è un ragazzo mezzo russo mezzo italiano, sì. Quindi con lui possiamo tranquillamente, lui è de Roma, de Roma. Praticamente, vabbè, niente, ora andiamo in questo centro commerciale e questo sarà il primo posto, poi ci saranno anche altri negozi che visiteremo a San Pietroburgo. Quindi andiamo a fare shopping in Russia a San Pietroburgo. Praticamente qui in questo negozio sono venuto per comprare delle robe del brand russo che si chiama Anteater. È uno dei primi brand in Russia che hanno iniziato a fare le cose dello streetwear praticamente. When a nigga it's a rap, I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam, oh yeah. She called me the one, said she coming round two. Jordan 3's on my feet, bring the bell, buzz 4. Ragazzi, siamo arrivati nel secondo negozio, è un negozio mono brand di un brand che si chiama Petersky Shit, sarebbe Shit di San Pietroburgo, oppure Shield, ci hanno due nomi. Quindi andiamo. Bitch, I got asthma. She was tryna be my bae, ain't no temper. Don't think about it too much like Sanford. I ain't got none for. I told her me. La seconda tappa è fatta da questo brand locale graffittaro. Brand dei graffiti praticamente, e ora andiamo nel terzo posto, che è il brand che volevo comprare tantissimo, le cose di quel brand che quando ero piccolo, quando avevo la tua età tra l'altro, che si chiama Code Red. Quindi andiamo nella terza tappa. Siamo arrivati nel terzo negozio e ultimo negozio a San Pietroburgo che si chiama Code Red. È un brand russo abbastanza conosciuto dello streetwear dell'epoca, insomma già abbastanza passata. Quindi andiamo. Questo giubbotto è fatto così appositamente con le tasche grosse per poter mettere le bombolette per dipingere qua dentro. Where you at, who you with, you ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip, keep your hands. Il trucco ragazzi, cappellino, si apre e abbiamo la ski mask. Tecnologie russe ragazzi. Who this, no we don't allow it. Really on go, I don't know what's an off day. Now we on road, keep on smoking in the hall. Allora ragazzi, abbiamo finito fare il shopping a San Pietroburgo. Ora andiamo a casa e guarderemo sia le cose che ho comprato a Yekaterinburgo sia le cose che ho comprato a San Pietroburgo. Quindi aspettiamo il taxi e andiamo. Comunque Code Red, se siete a San Pietroburgo venite a trovarli qua, accoglienza della Madonna, della Madonna. Sembra di venire, non lo so, in un negozio dove lavorano i tuoi amici, cioè ci hanno fatto giocare, ci hanno accoglienza della Madonna proprio. Quindi Code Red San Pietroburgo, andiamo a casa. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa e ora vi mostrerò tutte le cose che ho comprato sia a Yekaterinburg sia a San Pietroburgo. Allora, praticamente la prima cosa è questa felpa del brand Hard di Yekaterinburg con la scritta
платить за дружбу не нужно, vuol dire che non c'è bisogno di pagare per l'amicizia. Comunque questo è il prezzo e ci saranno tutti i prezzi per tutti gli articoli che ho comprato, insomma. Poi la seconda cosa erano questi pantaloni qua, abbastanza semplici, un po' over, però li volevo in questo modo qua. Poi questa maglietta con la scritta Love Hurts, l'amore fa male. E due giubbotti, che in realtà questi giubbotti era il motivo principale per quale sono andato in quel negozio. Allora sono entrambi giubbotti antiproiettile. Allora il primo è così e si chiude anche dall'altra parte, quindi proprio come se fosse un giubbotto antiproiettile praticamente. Mentre il secondo è simile, però è diverso nello stesso momento. Praticamente ora non lo metterò perché se no ci metto una vita. Praticamente è così e lo si mette dal lato sinistro. Allora le cose che ho preso a San Pietroburgo invece: track hat di Antieter, che ho pagato questa cifra qua, figo, molto basic però mi piace. E poi la seconda cosa, una maglietta con questa bandiera russa praticamente, e questa era una collaborazione con non mi ricordo chi. Questa era una collaborazione con qualcuno, tra l'altro ho pagato pochissimo, solamente 599 rubli, che in euro è questa cifra qua, quindi questo qua era un affare. Invece per quanto riguarda San Petersburg Shield, lo scudo di San Pietroburgo, abbiamo preso, allora, innanzitutto questa tote bag, questa shopping bag, colore dipendenti delle ferrovie dello Stato russo. Ora non li uso tantissimo, però mi sembrava troppo figa. Tra cui, allora, partiamo da una sciarpa. Allora, questa sciarpa è una collabo tra, allora, San Pietroburgo Shield e Onyx, il gruppo rap americano. Poi abbiamo le magliette. Allora, la prima maglietta, sempre collaborazione tra Onyx e Petersburgski Shit. Questa maglietta, cioè, è bella, cioè mi piace un sacco, c'è il cotone molto pesante. E poi c'è anche la stampa dietro. Un'altra maglietta. Così. Con Shoot Your Style e poi delle ragazze nude. No, non sono le ragazze, non sono le ragazze su cui sono stati disegnati i graffiti. Allora, poi la parte più bella è il negozio di Code Red. Allora, iniziamo da una roba super basic che non metterò praticamente, sono dei pantaloni che sono molto simili a quelli che ho addosso, solamente che sono più stretti e poi l'orlo è diverso da quello che ho. Retro CR sta per Code Red. Allora, questo è bello, questo dovrebbe essere un anorak, spero si dice così in italiano, un anorak abbastanza particolare. Ora un secondo me lo metto addosso. Uno se lo può portare semplicemente così addosso, quindi niente, abbastanza in chill, può aprire qua eccetera eccetera, abbastanza tranquillo. C'è anche una tasca qui in mezzo per mettere tipo sneaker, non lo so, per mettere dei pennarelli o qualsiasi altra roba. Però questo anorak c'ha una piccola particolarità: c'è una maschera, una rete inclusa, quindi se uno vuole andare a dipingere i graffiti e non vuole mostrare la propria faccia nel periodo post-covid, può mettere questa cosa, così è abbastanza anonimo direi. Poi sempre di Code Red abbiamo una hoodie così, abbastanza larga però è corta, anche perché anche se tipo questo dovrebbe essere una misura S, e in quanto sempre di Code Red anche questa felpa ha una piccola sorpresa praticamente. La sorpresa è questa, che c'è una balaclava inclusa praticamente cucita dentro il cappuccio di questa felpa. Ed infine abbiamo due pezzi, praticamente abbiamo una maglia basic bianca con la scritta Katarifraggente, non so come si dice in italiano ormai, con la scritta in russo Code Red, quindi basic così, e poi un coach jacket, spero può essere chiamato così, di colore azzurro e crema. Quindi allora, se non centro i colori, se ogni tanto chiamo un colore un po' diversamente, sappiate che sono un pochino daltonico. E non sto scherzando, in questo momento ho scoperto quest'anno di essere un pochino daltonico. Core è una linea di Code Red, e tra l'altro questo patch si può anche togliere.
Questi sono tutti i pezzi che ho preso sia a Ekaterinburgo sia a San Pietroburgo, e fatemi sapere nei commenti qual è il pezzo preferito tra quelli che ho comprato in queste due città. Ci vediamo a Mosca. Allora ragazzi, siamo a Mosca. Pensavo di voler comprare tantissime cose a Mosca, in realtà non ho trovato un granché, perché lo shopping a Mosca tende più che altro tipo ad un shopping molto a livello europeo. Cioè abbiamo trovato brand italiani tipo GCDS e Bavaria, quindi l'unica cosa che ho preso dal brand russo sono questi guanti del brand Krakatau, che è un brand abbastanza vecchio russo. Questi guanti mi sono costati 2900 rubli, che è questo prezzo in euro. Comunque ragazzi, qui finisce il video shopping in Russia. Mi raccomando, cliccate il link in descrizione per iscriversi al Coop Group. Se questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace, scrivete nei commenti cosa ne pensate, e noi ci vediamo nel prossimo video tra qualche giorno. Bella a tutti, ciao!